Io sono Miki e quella che vedete con me sul canale è mia moglie Viola. Da qualche mese c'è anche la nostra bimba Julie. E in questo spazio vi raccontiamo di noi come meglio ci riesce. Buona visione! Avete racimolato il biglietto? Saliamo, saliamo. Mese? Giorno, che giorno è oggi? 72. 25, 24, 24, 24. 23. Abbiamo vinto 2 euro. E ne hai pagati quanti per il parcheggio? Siamo arrivati a Valcanale e stiamo salendo al rifugio Alpecorte. Abbiamo lasciato la macchina nella strada a pagamento che c'è ai piedi del sentiero. Abbiamo pagato 3 euro il grattino che abbiamo preso al lago dove c'è il bar e adesso stiamo salendo. Ci danno su per giù una quarantina di minuti, un'oretta di camminata. Vi vedo affaticate. 2 ore e mezza che siamo in cammino. 5 minuti. Ma c'è altro rifugio? Non dovevi andare al piccolo? Vedere un'ora e seconda siamo. Cosa fai? Menti? Però fa fresco, si sta proprio bene. Ragazze, non so se avete notato. Andata. La montagna e la voce soave di Roberta. Fatto tutto il resto. Un sentiero per famiglie, diciamo che è abbastanza pendente, però con bimbi un po' più grandi della Julie ce la si può fare. È molto interessante perché poi si arriva a un bellissimo rifugio su in cima. Ma vi dicono buongiorno perché siete anziane? No, per gentilezza. No, correttezza si chiama. Ok, pensavo. No, no. Vuoi un primo piano per vedere le goccioline di sudore? Hai detto che non era niente di che. La pendenza non si vede. Ma c'è. È settembre comunque, fine settembre. Quasi agosto. Ci sono 15 gradi. Imbarante, eh? Sì, ma io ho un cinghiale in spalla. Anch'io. Volevo ricordarti. Povera Giuliotti. Ma che avevo preso il passo, orca loca. Là c'è l'arrivo. Di qua vai al branchino. E in 3 ore e un quarto vai ai gemelli. Com'è mamma coraggio con la gerla? Non è gerla, è gerla. Marsupio. Com'è? Ah, bene, dai. Devo dire che... Non è stata una salita piacevole? No, sono stati i rattonazzi che mi hanno un po' messo in fatica. Al sole. Roby, puoi entrare tu adesso nel marsupio. È libero? È libero. Si è liberata? Buongiorno. Ciao. Chi mi porta via? Siamo per arrivare. Me lo sento. Secondo il mio orologio, 17 minuti ci abbiamo messo. Che orologi strani che hai. Da controllare. Fa vedere? Siete arrivate, ragazze? Contente? Finita la polenta, però. No, la spezzatina no. Siamo arrivati. Dov'è che vuoi andare? Basta di Giulino va. Mentre aspettiamo la polenta, signora viene con noi? Ci tiene il posto? Perfetto. Oggi è veramente uno spettacolo. We'll be right back.
Cos'è che hai visto? I cagnoloni, guardalo là dietro, che grande anche. Dietro mamma Viola. Busti, che grande! Ciao! Mamma, mamma, spostati. Ok, è andato, c'era un bombo. Giulia, guarda dietro. Guarda dietro, Giulia. Ciao! Com'è che ti chiami tu? Ciao, caro? Posso vedere la tua medaglietta? Ti chiami? Ti chiami? Aspetta! Ti chiami Dodo! Ciao, Dodo! Vuoi la tua qua qua? Cin cin. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Tu non fai cin cin? No! No, no, quella è birra. La. Gulugona. Ciao. Grazie. Cusane. Scusa, che non prendo il cartone del pane? Le posate, che so. No. E dopo aver mangiato e ben bevuto, siamo alla ricerca dei funghi. Ah, non era più. No, quelle della Giarabi. Ho un'idea per il Pio Pio, guarda. L'aveva smessa. Guarda, guarda. Li chiamo così. Giulia, cerchiamo i porcini, non i Pio Pio, non ci sono. Pio Pio, c'è la pappa. Ma mi mancava molto la montagna, sai? Sì. Sì, c'avevo una voglia di venire a fare una camminata. Torniamo anche domenica prossima da un'altra parte. Anche va bene, se vuoi. Forse sì, forse no. Qualcuno lavora, eh? Io no. Ho visto io. Alla scuola di Giulia c'è un Pio Pio disegnato sulla parete da anni. Cioè, hanno deciso tra poco di cancellarlo. Proprio nel momento in cui è arrivata Giulia. Eccola là! Alla ricerca dei Pio Pio. Questo Pio Pio. Senti la Pio Pio. Davvero? Pio Pio! Cavoli, sì che lo vedo. Si vedono le chiappe per ora. Roby è proprio una cacciatrice nata. Ho trovato l'orsa. Non hai visto neanche l'ungulato. C'ho il pizzacchero incastrato nel duodeno, non riuscivo ad alzarmi. Che bello! Che bello qui, amore! Vicinissimo! Ti piace? Oh! Wow! Fiorellini! Che bello! Il cielo è sempre blu! La. Con Dani e con Robert. Vieni, vieni anche tu. Tira fuori l'ukulele. E quello lì potevamo anche portarlo. Che miseria saperlo. Che Macarena. Giornatina, eh. Mamma mia. Pazzesco. Tettate in alta quota. Ciao. Bel cagnone, amore. Vieni qua. Ho fatto
fatto il bagnetto. Vanno a fare il bagnetto ai piedi. Cedete! No amore, lì si sono i sassi. L'acqua, acqua? Ciao ciao ruscello! Ciao ciao, ciao montagna! Ciao ciao a tutti! Ciao ciao! Alla prossima! Ciao ciao! 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 Come sei bella! Sei bella bella bella, fatticcia! Di ciao! Di solito si dà per scontato che è un bambino. Puoi vestirla anche di rosa, è un bambino. Quindi non c'entrano i colori. Caduti! Sì, ma Zerobi è il grazie Zerobi che sei venuta per questo. Gambe, glutei. Ma quanto deve durare questo video perché mi sono già zufato. E noi che ti diciamo di non dar la mano alle brutte persone, la prima persona a cui dai la mano è la Roby. Ahia, una stilettata. Il crampo, aspetta. Massaggino. Passato. È passato. Cosa devi? Vuoi spalmare? Sì, una banana. A posto. Andiamo. Brava, attaccati a quello. Andiamo, giù lì. Vai la manina alla Zerobi. Finito il tempo della manina. Spegni il video, però. Faccio brutta figura. Ciao 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 mamma, ciao ciao, andiamo Giulia? No, ti vuole la manina? Ho trovato un bel sacco. Foglia Giulia, Giulia, andiamo Pio Pio Mio. Pio Pio. L'abbiamo persa definitivamente. Giulia. E mamma è un pio pio. Andiamo verso la discesa. Siamo ritornati al rifugio. E tra poco si scende. Ciao ciao rifugio. Ciao, mi hanno fatto aspettare a prendere il dolce e hanno finito tutti i dolci al rifugio. Per colpa vostra oggi non ingrasserò. No, lo vorrei. Ma allora siamo a posto. Ascolta, andiamo giù che magari c'è al laghetto un dolcetto. Io vorrei un dolcetto. Tieni chiusa la pizzeria, brava. Se non c'è il dolce, tu tieni chiuso stasera. E si mangiano tutti quanti. Perché non è possibile vivere la domenica senza dolce. No, proprio no. Giulia fa la nanna. Giulia se la dorme ancora. Eccola là. E noi stiamo andando verso la macchina. Dovremmo essere quasi arrivati. Però guarda che spettacolo. Tanta roba oggi. Pochissime nuvole. Non tantissima gente. È stata veramente una bella giornata. Fa molto caldo. Ma quel caldo sopportabile, non afoso, si sta proprio bene, al sole fa caldo, all'ombra c'è quella sorta di brezza che ti fa stare abbastanza bene. Adesso andiamo giù al lago a vedere il laghetto artificiale, a vedere se troviamo il dolce, se mi fanno fermare. Ehi ragazze, ragazze, mi fate fermare al laghetto a mangiare il dolce? Vediamo se c'è pere cioccolato. Hai smaltito abbastanza? Mm-hmm. Snella. Ci siamo arrivati, manca un pezzettino per arrivare alla macchina e poi è fatta. Giulia ancora dorme, io ho le gambe che non le sento più, mannaggia, a frenare in discesa un mal di gambe pazzesco.
Pazzesco. Ah. Sì, vai a Valcanale, Alpecorte, Gemelli, Calvi. Allora, io vi ringrazio. Manina, Coca. Ci corre in mezzo, cioè, non puoi mentire. Ci corre 40, però. Abbiamo fatto. Quasi gravi. Siamo arrivati. Ciao, ciao Gita. Senza fare la doccia così fredda. Si gela. Hai visto che bello, amore? La cascata. Wow. Wow. Badeglio. Andiamo a trovarti un'altra volta quando fa un po' più caldo. Ciao cascata. Ciao cascata. Mangiatrice di gelato. Ah no. Ma coca.